Il piacere del vino, il suo profumo, il suo respiro, il suo potere seduttivo. C'è tutto questo nel libro di Luigi Moio, scrittore e docente della Facoltà di Agraria e del corso di laurea in Enologia e Viticoltura con sede ad Avellino. Il lavoro di Moio è stato presentato presso la Camera di Commercio di Avellino alla presenza di esperti e operatori del settore. Nel libro Moio riporta tutta la sua passione per lo studio del vino e dei suoi profumi, conducendo il lettore in un'avventura affascinante che, partendo dalla descrizione dei cinque sensi, porta fino alla degustazione, atto finale del viaggio sensoriale. È un libro scientifico, di divulgazione scientifica, dove io ho cercato di tutto per utilizzare, come dire, per alleggerirlo e utilizzare, come dire, un linguaggio fruibile da parte di tutti gli appassionati, quindi per intercettare un pubblico più vasto possibile. Però di fatto è un libro, è un saggio scientifico. Nell'ultimo capitolo io parlo dei vini che definisco orchestrali, cioè quei vini in cui il profumo è dato dall'equilibrio di più composti odorosi, scegliendo 10 vini bianchi e 10 vini italiani, e ovviamente ci sono quelle che io chiamo le bussole olfattive del Fiano, del Greco, l'altro vitigno bianco campano importante è la Faranghina, e tra i 10 rossi il primo su tutte è l'Aglianico. Il vino è un piacere, ma è anche un'industria che in Irpinia però stenta a decollare. Per Moio c'è bisogno di un salto di qualità e di una maggiore sinergia tra gli operatori del settore. Manca, secondo me, una maggiore dedizione, una maggiore professionalità e ovviamente una maggiore unione da parte di tutti i produttori. Questo manca, cioè mancano degli obiettivi comuni che vanno condivisi e portati avanti. Io non, come dire, è anche pleonastico e superfluo che dica che ha delle potenzialità straordinarie. Sono sotto gli occhi di tutti, tra l'altro ci sono aziende storiche, è indubbio che la storia della Mastro Beraldini, secondo me, dimostra le straordinarie potenzialità che ha questa provincia.